Buongiorno, sono Giovanna Melandri e oggi per Libri al Maxi presentiamo questo libro di Francesca Daloia, edito dalla Nave di Teseo, Corpi Speciali. È un libro bellissimo, è una galleria di personaggi, di storie, di vite, di uomini, di donne. Speciali, non tutti necessariamente famosi e importanti, ma tutti corpi a cui Francesca riconosce una fortissima identità. E per presentarlo voglio proprio leggervi la frase che secondo me è la frase di come dire, la frase che spiega e racconta questo libro, nella quale Francesca dice: l'aspetto fisico condiziona la nostra personalità, il nostro corpo decide chi siamo. Effettivamente io credo che il nostro modo di essere, la nostra personalità, il nostro io, se vogliamo, si formi a partire dal nostro aspetto fisico, dal nostro corpo, cioè è il nostro corpo che poi determina il nostro carattere, la nostra personalità. E quindi è un rovesciamento, cioè noi non siamo, illusoriamente crediamo di essere quello che abbiamo dentro, ma noi siamo soprattutto quello che siamo fuori, quello che di noi si vede. Cerco di essere un po' più specifica. Io penso che non sarei la persona che sono, per esempio, adesso parlo di me, non sarei la persona che sono se non fossi, o comunque non avrei il carattere che ho, se non fossi nata alta come sono, se non avessi questo tipo di corpo. Cioè il mio corpo condiziona il mio modo di essere, così come quello di altri, cioè quello di ciascuno di noi. In alcuni casi, e nel caso dei personaggi che compongono il Pantheon del mio libro, io parlo spesso di personaggi, di persone che hanno espresso, che si sono espresse attraverso il corpo, cioè che hanno usato il corpo come mezzo espressivo, artistico in certi casi, sportivo in altri, mi riferisco a Nadia Comaneci. Quindi il corpo in realtà non è un involucro, ma è esattamente ciò che più ci rappresenta. Io spesso dico che le facce, ad esempio, le facce, i volti, le espressioni parlano a volte molto più delle parole. Cioè noi portiamo nei nostri tratti, nei nostri lineamenti, la nostra personalità, i tratti della nostra personalità. Non è facile scegliere quale protagonista di questo libro selezionare per questa conversazione con Francesca Daloia. Vi assicuro che vorrei farlo su tutti i corpi speciali che lei ha scelto, però non lo possiamo fare e quindi comincio una difficilissima selezione. Comincio con José Tomás, il torero più antiretorico della storia. Confesso, ho un pregiudizio fortissimo verso la corrida, verso la tauromachia, eppure, leggendo questo capitolo, ho capito che cosa Francesca ha trovato in questo torero che è quasi un guru, un samurai, un meditante, questo torero che insomma, che vive l'attimo, che vive il presente. Ecco, la forza del torero che vive il presente. Francesca, ci dici qualcosa di più su quest'uomo, straordinario? Le dichiarazioni, i pensieri formulati da grandi artisti, intellettuali, pensatori, circa la disciplina così controversa della tauromachia, trovano in José Tomás, la conferma, perché José Tomás è davvero un'espressione artistica e questo lo si capisce soltanto quando lo si vede. Per cui, quando ho deciso di parlare di José Tomás, non volevo in realtà cercare di aprire un varco o di convincere chi è contrario alla corrida a cambiare opinione. No, io volevo focalizzare l'attenzione su questo personaggio davvero speciale, in questo caso davvero un corpo speciale. Peraltro, appunto, come dicevamo prima, José Tomás si esprime attraverso il suo corpo. José Tomás è prima di tutto un corpo. È, sì,
appartiene a un'altra categoria rispetto ai vari torei. Ci sono molti torerei bravissimi, capacissimi, molto famosi, e tant'è vero che in Spagna esiste quel che si dice l'escalafon, cioè la classifica dei torerei. José Tomás è sempre in cima, ma io mi arrivo a dire che José Tomás non appartiene alla categoria dei torerei, cioè è qualcos'altro. Ha un modo di toreare che è stato studiato e continua a esserlo dagli esperti in tauromachia, ma anche veramente, come dico nel libro, da filosofi, autori, scrittori, perché c'è qualcosa in lui che travalica l'umano quasi. Ossia, come io dico, lui non va mai un passo indietro, non fa mai il passo atrás. Cioè, semmai lui avanza e avanza in territori pericolosissimi, mosso non certo da un sentimento di esposizione di sé o di autocompiacimento, tutt'altro. C'è in lui una forma di ricerca, cioè lui si muove come farebbe un esploratore, tanto per tornare a un altro dei personaggi di Corpi Speciali, come farebbe uno scienziato, uno studioso, cioè cerca sempre di avanzare per vedere fino a che limite, fino a che punto può arrivare. E i limiti che José Tomás ha superato sono davvero tantissimi, tant'è vero che il suo corpo rappresenta questo aver valicato i limiti perché è coperto di cicatrici. Forse è il torero più ferito, uno dei più che porta su di sé i segni più indelebili, diciamo, della sua professione. Ma accanto a ciò, quindi accanto al torero, quindi da un punto di vista professionale, se vogliamo commentare il suo modo di toreare, abbiamo già detto è speciale, ma è speciale anche come essere umano. Cioè, José Tomás, al contrario di tutti gli altri, non si espone, proibisce qualsiasi ripresa televisiva durante le sue corride, non concede interviste, non vuole apparire, non vuole mai apparire, eppure viene ricercato da tutti. Io l'ho atteso davanti alla porta, davanti al portone di casa sua per tanto tempo, sperando di incontrarlo, ma è come un'entità astratta, cioè José Tomás in realtà non esiste, esiste ma non esiste. Per cui era davvero appunto mi viene a dire, un'entità, una persona davvero straordinaria da raccontare per quel che si sa di lui, ma anche per quel che non si sa. Cioè è interessante anche quel che lui sottrae di sé, non soltanto quello che offre quando si esibisce. Il secondo corpo che scelgo e su cui vorrei qualche parola in più da Francesca è quello di David Vogel. Confesso, non lo conoscevo e Francesca lo descrive come uno scrittore gigantesco, sublime. Addirittura Francesca scrive: ho capito la linea di confine netta, invalicabile tra quelli che hanno scelto di scrivere e quelli che sanno farlo. E Vogel è uno di questi. Vogel scrive in ebraico. E per Francesca D'Aloia si percepisce nella letteratura di David Vogel un'eco biblica. Ce ne parli, per favore? Spesso ci viene chiesto qual è il libro che ti ha cambiato la vita, no? È una domanda che secondo me non ha senso, perché non esiste un libro che possa cambiare la vita, però può esistere però un autore che, non dico che possa cambiarci la vita, ma può cambiare il nostro modo di concepire la letteratura. A me è successo, per esempio, ecco, l'incontro casuale con David Vogel, che io stessa non conoscevo come moltissimi di voi. Ha cambiato la mia idea di letteratura. In che senso? Mi ha fatto incontrare un metodo di scrittura totalmente innovativo. Perché così peculiare? Perché David Vogel scriveva in ebraico, aveva quindi adottato una lingua che non era ancora stata applicata alla letteratura moderna, quindi la lingua sacra, la lingua biblica, appunto. E questo ammantava le sue parole e le sue descrizioni, anche di situazioni casalinghe o quotidiane, di un afflato sacro, appunto, con una musicalità diversa. C'è qualcosa di molto diverso nelle sue descrizioni. Peraltro, una delle sue caratteristiche, che è quella che mi ha molto colpito e che tengo come riferimento continuo, è la sua capacità
direi straordinaria di descrizione dei personaggi, non soltanto dei tratti fisici, dei corpi, ed è una delle regole più difficili da imparare in scrittura, ma anche proprio della psicologia, cioè era un ritrattista preciso, finissimo, un pittore. Ma dicevo appunto, il primo incantamento è stato della sua scrittura, delle sue opere, che poi piano piano ho cominciato a conoscere, sono pochissime purtroppo. C'è un romanzo abbastanza noto che è Vita coniugale, due novelle, e poi c'è un altro romanzo che però è stato scoperto in maniera piuttosto, diciamo, con dei risvolti quasi da libro giallo, che è il romanzo viennese, che è stato pubblicato nel 2010, perché non se ne conosceva l'esistenza. Io nel mio racconto parlo anche di questo. Quindi pochissime, pochissimi scritti purtroppo. E quindi dopo essere stata colpita ed emozionata dalle sue parole, sono, e tuttora quando ne parlo mi commuovo, commossa dalla parabola, dalla sua vita. Cioè, la vita di David Vogel è stata quanto di più sfortunato, forse la più sfortunata della letteratura. Se vogliamo trovare proprio una definizione, Vogel potrebbe essere definito per eccellenza l'ebreo errante, ecco. È sempre stato un perseguitato Vogel, sempre. Ha vissuto gran parte della sua vita da prigioniero, pur non avendo commesso alcun crimine. È stato arrestato in Austria perché è russo, in Francia perché è austriaco, infine ucciso perché è ebreo. Vogel è morto ad Auschwitz. Quindi ha vissuto una vita di fughe, non di fughe, di prigionia. In questi periodi di prigionia lui ha scritto, ma non ha mai guadagnato nulla, quindi non gli ha mai consentito una vita decorosa la scelta di scrivere, che peraltro non ha mai abbandonato malgrado le avversità e le difficoltà, perché lui sapeva di essere capace, lo dice anche in una lettera, dice: io so di saper scrivere. Quindi è un uomo che davvero mi commuove, cioè io sento la sua presenza costante, ho messo le sue fotografie di fronte alla scrivania dove scrivo, cioè è una persona a cui davvero penso con commozione. Quindi il ritratto che gli ho voluto dedicare è stato concepito anche un po' con l'intento modesto, nel mio piccolo, di volerlo risarcire, di voler restituire a questo grandissimo scrittore degli onori che purtroppo in vita non ha ricevuto, e che quindi se attraverso questo racconto, attraverso il mio libro, l'opera di Vogel viene conosciuta, allora forse c'è stata davvero una ragione per scriverlo.